Amici e amiche carissime, buonasera a tutti, Ave Maria, bentornati, nuova puntata di Don Leonardo risponde. Vedo già tante domande, mi sono scorse in sovraimpressione, quindi cominciamo subito le risposte. Buonasera Don, da quali passi delle Sacre Scritture potrei attingere per spiegare ad una coppia di amici credenti che la convivenza fuori del matrimonio è peccato? Allora, che la convivenza fuori del matrimonio sia peccato è fatto evidentemente ovvio e conseguente al fatto che, come scrive chiaramente San Paolo, adesso la trovo subito il riferimento, la fornicazione è peccato e grave peccato. La fornicazione significa congiunzione carnale fuori del matrimonio. E ne parla, se vuole prendere appunti, vale.il. In Efesini 5,3, quanto alla fornicazione, ogni specie di impurità o di covidigia, neppure se ne parli tra voi come si dice ai santi. Colossesi 3,5, mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra, fornicazione, impurità, passioni cattive, eccetera. Primo Corinzi 10,8, non abbandoniamoci alla fornicazione, come si abbandonarono alcuni di essi, Antico Testamento, e ne caddero 23.000. Primo Corinzi 6,18, fuggite la fornicazione. Qualsiasi peccato l'uomo commette è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. E poi del resto le opere della carne sono ben note, fornicazione, impurità, di pertinaggio, eccetera. Galati 5,19. La convivenza, che è appunto un'unione more uxorio fuori del matrimonio, come dire, da un punto di vista oggettivo, fate attenzione a, come dire, a distinguere le fattispecie oggettive alla colpevolezza soggettiva delle persone, che questa è un'altra cosa, che non possiamo mai giudicare, perché oggi la stragrande maggioranza della gente non si rende minimamente conto di queste cose, quindi insomma anche se sia imputabile davanti al Signore, però da un punto di vista oggettivo, per due battezzati chiaramente, la convivenza aggiunge l'elemento del pubblico scandalo. Perché mentre se una coppia di fidanzati a rapporti prematrimoniali pecca mortalmente, e pecca mortalmente, punto, perché i rapporti prematrimoniali sono peccati mortali, almeno non c'è, come dire, la pubblica piazza, quindi è un peccato, diciamo così, privato. Ma se due vanno a convivere, capite, insomma, certamente può darsi anche che facciano vita come Giuseppe e Maria, ma generalmente insomma è un pochino difficile. La convivenza ordinariamente induce le persone a pensare che questi vivano come marito e moglie senza esserlo, quindi fuori del sacramento del matrimonio. Quindi non è che ci vogliono grandissime argomentazioni, figlia cara, quindi la Chiesa, l'insegnamento su questo sarà sempre molto 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 chiaro. Quindi se è peccato la fornicazione, cioè il rapporto prematrimoniale privato, figuriamoci cosa può essere il rapporto prematrimoniale, come dire, pubblicamente e dichiarato, d'accordo? Attraverso una libera convivenza, no? Spero di essere stato chiaro. Allora, Giamma Laurenti. Buonasera, Donardo. La morte e la risurrezione di Gesù, le due nature di Cristo umana sono rimaste separate? Assolutamente no, perché la divinità è rimasta unita sia al corpo che all'anima. Ci sono semplicemente separate tra di loro, come avviene nella morte corporale, la morte e l'anima, ma l'unione ipostatica non è stata assolutamente in nessun modo interrotta, cosa assolutamente impossibile. Michele e Silvana Sciac, buonasera Donardo, ci fate gli esempi di penitenza corporale? Allora, per avere degli esempi di penitenza corporale basta innanzitutto leggersi un bel po' di libri di vite dei santi, solo che gli esempi che fanno i santi sono sempre, come dire, da, dicono i maestri di spirito, da ammirare sempre, da imitare con molto grano salis, nel senso che quando si va in austerità, diciamo così, fuori della norma o fuori del comune, occorrono tutta quanta una serie di requisiti di stabilità mentale, maturità umana, maturità cristiana, pio consiglio di un confessore e o direttore spirituale sapiente, saggio e accorto, insomma, perché purtroppo dietro delle forme molto impegnative, ecco, di penitenza corporale si possono insinuare tanti pericoli e tante cose. Quindi
al di sotto, diciamo così, di queste soglie che sono le austerità dei santi, certamente è possibile avere un ambito ampio di applicazione anche di questo tema. Gesù nel Vangelo ha parlato del digiuno, siamo appena usciti dal tempo della Quaresima, insomma adesso la Chiesa ci chiede il digiuno in maniera molto molto sostenibile, no? Uno può fare tante piccole mortificazioni e rinunce per quanto riguarda appunto la sfera attinente alle cose da mangiare. Ti piace tanto una cosa e ne fai a meno per un giorno, ovviamente, per una settimana, per un mese, insomma. C'è la mortificazione della vista se uno vuole fare penitenza. C'è la televisione, d'accordo? C'è il cinema, le cose che ci piacciono particolarmente. C'è internet, ecco, capito? Non quando si vedono le trasmissioni sante per l'edificazione, ma quelle diciamo così, no? C'è la moltiplicazione dell'udito, cioè astenersi dall'ascoltare e dal fare chiacchiere inutili, questa è una grande mortificazione, d'accordo? Si può, ecco, se qualcuno piace tanto la musica, sono piccole cose, ma insomma, piccole cose, insomma, non è che quindi il tatto, quindi senza necessariamente giungere alle austerità dei santi. Se quando fuori fa freddino, insomma, io mi lavo già le mani soltanto con l'acqua fredda, rinunciando all'acqua calda, è un piccolo sacrificio. Se ti lavi pure il viso con l'acqua fredda, magari è un altro piccolo sacrificio, no? Pregare in ginocchio, per esempio, dire un rosario in ginocchio, dove le ginocchia ti fanno male, insomma, la schiena ti fa male, è un'altra, come dire, mortificazione accessibile senza troppe controindicazioni. A chiunque, no? Questo sono soltanto qualche piccolo esempio. Poi lo Spirito Santo generalmente suggerisce le cose alle anime che desiderano fare questa cosa e suggerisce cose, ripeto, proporzionate al grado di perfezione, insomma, che le anime hanno raggiunto ed anche alla situazione di equilibrio e stabilità umana e psichica, ecco, perché purtroppo dentro questa realtà bisogna fare attenzione, molta attenzione, perché se una persona non ha interiorizzato bene il valore di certe cose, sapete che ci sono delle forme, evidentemente, no, di devianza psicologica che comportano esattamente l'esecuzione degli stessi identici atti di quelli che possono essere atti penitenziali, solo che chi non si sta con la testa, quello lo fa per fare del male a se stesso. Questa è una perversione, non è d'accordo, spirito di mortificazione cristiana. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione a queste cose. Quindi spero di essere stato chiaro, insomma, no? Quindi il Signore gradisce, diciamo così, una penitenza proporzionata alle nostre forze, alle nostre possibilità. Ovviamente ce la propone, non ce la impone, eccetera, eccetera. Però, ecco, mi raccomando, attenzione, è sempre bene avere come punto di riferimento, quindi trovare un buon confessore o un buon padre spirituale con cui anche confrontare, diciamo così, le proprie presunte, diciamo così, ispirazioni su questo argomento. Bricca 970 chiede: buonasera padre, quando moriremo anche noi raggiungeremo i nostri cari, loro ci riconosceranno. Sapranno chi siamo, ma certamente, figlio mio, cioè tutto quello, cioè non dobbiamo immaginare la vita dell'altro mondo. Certamente nella vita dell'altro mondo ci sono tante cose che non sono alla nostra portata. Noi non abbiamo idea di quanto sia bello Dio, di quanto sia letificante, beatificante la sua presenza, la compagnia dei santi e cose di questo genere. Purtroppo la nostra limitatezza e la nostra miseria non ci consente di farcene una rappresentazione adeguata. Però c'è un principio generale, no? Questo è insegnato già in teologia, che la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione, e la gloria presuppone la grazia e la natura e le porta a perfezione. Cioè, mia madre non è che non mi riconosce più come figlio, mia madre adesso è morta. Cioè, quando io andrò, speriamo, spero che lei già ci stia e spero di arrivarci io, ecco. Cioè, quando andrò dall'altra parte, lei è mia madre, d'accordo? Qualunque cosa sia successa, qualunque cosa succederà, e io sono suo figlio, non soltanto che lo riconoscerò, cioè, ma i rapporti che vivremo sono tutti quanti amplificati nel bene all'ennesima potenza, perché noi sappiamo bene, no, per quanto possiamo amare una persona in questo mondo, inevitabilmente ci sarà qualche cosa, speriamo poche, però a volte possono essere anche tante,
cose di quella persona che sono segnate dalla miseria, dall'imperfezione. Cioè, te voglio tanto bene, però certe volte proprio non te sopporto più. Lo diciamo anche tra di noi, perché? Perché quel poveretto, così come anch'io, c'ho tanti difetti. Le persone che voglio bene delle volte sono insopportabili, ma io devo anche essere consapevole che per molte persone sono insopportabile io in tante circostanze. Quindi ci sopportiamo a vicenda. Ho tutta questa cosa, tutta questa roba, che è il retaggio della nostra miseria che accompagna la vita terrena, è chiaro che in paradiso non ci starà, quindi non soltanto che godremo gli uni degli altri, ma ne godremo con le nostre umanità come sono quelle dei beati, quindi ormai completamente depurate da ogni miseria, macchia e imperfezione. Quindi siamo noi, ma siamo noi senza difetti e abbelliti, insomma, della santità divina che risplende nelle anime dei beati, quindi è veramente grande cosa quella che ci attende, grandi sono le aspettative che ci abbiamo. Vale.il, come andrebbero smaltite le bottiglie di plastica che contenevano acqua benedetta? Allora, i posti che contengono, se l'acqua è evaporata, non ci sono problemi, d'accordo? Perché quando se l'acqua evapora, quindi se la bottiglietta è come dire, si lascia aperta e quindi l'acqua evapora, poi non ci sono problemi. E se invece qualunque cosa che contenga dei residui di cose benedette non si possono buttare nell'immondizia, insomma, perché vanno evidentemente a finire con le altre porcherie. Per quanto riguarda la plastica, è meglio farle evaporare, però, perché gli oggetti che sono stati a contatto con le cose sacre vanno bruciati. Per esempio, i batuffoli di ovatta con cui un sacerdote asterge l'olio santo e con cui unge gli infermi, oppure l'olio dei catecumeni, oppure l'olio del crisma con cui unge i bambini, finita la celebrazione, in sacrestia si brucia dentro il tubicolo, d'accordo? Perché non si possono buttare al secchio, perché sono macchiati appunto di olio benedetto. E così i residui di acqua benedetta vanno gettati generalmente nella terra, in un vaso. Se rimangono una bottiglia, prima di gettare la bottiglia, bisogna fare in modo che quell'acqua sia evaporata. Permettetemi un saluto particolare. Qui vedo una buonasera a Donato da Forno Zaccheo, che sono dei cari amici, che Dio li benedica, insomma, qui di Sermoneta, quindi devo ricambiare il saluto. Ecco, sono contento della loro presenza e ricambio con gioia il loro saluto. Quindi perdonatemi questa parentesi personale, insomma, ma mi sembrava doverosa. Geobar67, buonasera. La trave bianca indossata dal sacerdote indica una particolare funzione o grado nel presbiterato? Assolutamente no. La trave bianca, ecco, se qualcuno vede i miei video, vedrà che per un paio di estate l'ho indossata anch'io per motivazioni molto molto terra-terra, d'accordo? Con la trave bianca è un tessuto più leggero e essendo bianca non attira il sole come il nero. Si soffre un pochino di meno il caldo. In effetti le talare bianche sono in uso per tutti quanti i gradi del presbiterato, quindi per il presbitero, per il vescovo e per il cardinale anche, nei luoghi tropicali o nelle terre di missione, dove è normale vedere un sacerdote vestito così. Che succede? Che da una decina, quindicina d'anni, qualche sacerdote ha cominciato a portarla anche in Europa, specialmente coloro che amano indossare la veste talare d'estate, assicura insomma che il caldo un pochino si soffre. E allora io, per questa debolezza, diciamo così, di soffrire un po' di caldo di meno, quindi mi dispiace che non mi fa molto molto onore, e mi sono un pochino consigliato poi a qualcuno, dico: ma c'è stato qualche problema? Dice: no, puoi metterla tranquillamente, solo che portando sta benedetta talare bianca, che non succede niente, d'accordo? Cioè, la talare bianca con la filettatura nera, tu prete sei e prete rimani. Ma siccome qui non sono abituati a vederla, cioè, a parte il fatto che quando vai in giro, se vai in giro per Roma, cominciano con le fotografie a destra e a sinistra, insomma, cosa un pochino imbarazzante. Qualcuno che è un pochino più ardito comincia a dirti: a che ordine appartieni, a che congregazione appartieni, ma che sei un vescovo, ma che sei il papa, insomma, cose del genere qui. Quindi un anno ho abbozzato, il secondo anno mi sono stufato, il terzo anno le ho dismesse, insomma, le ho regalate e non credo che le metterò più. Io alla veste talare, insomma,
per motivazioni, diciamo così, personali, non indipendenti da, evidentemente da ragioni di tradizionalismo, cose di questo genere. Chi mi conosce lo sa bene, no? Quindi per ragioni mie personali, spirituali, non intendo, diciamo così, di smetterla, e quindi vorrà dire che d'estate si soffre un pochino di caldo in più. Fino a quando non si diffonde di più non è opportuno, però il problema è che qua già i sacerdoti che portano regolarmente la veste talare sono una minoranza, insomma, perché la maggioranza porta il clergy, ma qualcuno non porta proprio niente, insomma, quindi portare la talare bianca purtroppo dà troppo nell'occhio, insomma, è una cosa che diventa anche fastidiosa, insomma, no? Giamma Laurenti dice: in questo momento il progetto domenicale è sospeso tout court. Ho bisogno almeno partecipare a distanza alla celebrazione eucaristica. Grazie, Don Leonardo. Ma allora, punto primo, bisogna sempre vedere su queste cose, su quello che è successo in questo periodo, dobbiamo tenere presente che ci sono vari livelli di disposizioni. Quelle date dal governo che ci riguardano in quanto cittadini, d'accordo? E quelle poi emanate dall'autorità ecclesiastica che ci riguardano in quanto cristiani, in quanto battezzati. Diciamo che la linea della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, è stata quella di avere un orizzonte collaborativo il più possibile con il governo, d'accordo? Quindi di non creare tensioni, d'accordo? Però le linee date dalle conferenze episcopali, dalla Conferenza Episcopale Italiana, poi devono venire recepite da ciascun vescovo nei decreti attuativi che ha fatto, perché ogni vescovo. Questo bisogna sapere, la conferenza episcopale non è un'autorità che in quanto tale abbia il potere di vincolare direttamente un vescovo. No, perché l'episcopato è un organo monocratico che funziona in senso collegiale strettissimo solo quando si esprime come collegio episcopale, cioè tutti i vescovi riuniti insieme con a capo il sommo pontefice. Le conferenze episcopali sono organismi intermedi dove si esplica quello che si chiama l'affetto collegiale, dove chiaramente vengono date delle linee comuni che poi però ogni vescovo deve, nella misura in cui vuole, recepire per sé, per la propria diocesi, attraverso dei provvedimenti normativi che si chiamano decreti. Io posso dire che il decreto che ha fatto il mio vescovo, quando ha dato le norme per il Covid, è stata la dispensa a tutti i fedeli dalla partecipazione al progetto domenicale. Quindi non ha detto vi partecipo dalla presenza reale, ma guardate le messe in streaming. Non l'ha detto. Quindi se c'è una dispensa dal progetto domenicale, c'è una dispensa dal progetto domenicale. Certamente se uno vuole guardare una messa e partecipare a distanza, certamente male non gli fa. Bene gli fa. Io credo che gli faccia molto, in questo periodo gli fa molto benissimo. Se mi si perdona lo strafalcione voluto, insomma, no? Quindi molto benissimo non si dice, quindi lo so che non si dice, insomma, ma sto scherzando un po', perché non essendoci altro, per quanto riguarda un fedele laico, evidentemente una partecipazione di questo genere, il nostro Signore non ci mette niente ad usarla come foriera di tutte quante le grazie che gli avrebbero portato una partecipazione reale, quindi personale, come di norma deve essere, alla Santa Messa, qualora le circostanze lo avessero permesso, no? Quindi va bene, ricambio tutti quanti. Buonasera. Non... Quindi, questi sono amici virtuali. Ecco, non... Allora, Teresa Bianchi, buonasera. Considerando che siamo nel tempo di Pasqua, si può fare il digiuno il mercoledì e il venerdì? Quello che si può fare sempre. Insomma, quindi non ci sono problemi. Per quanto riguarda l'ottava di Pasqua, che era la settimana scorsa. Diciamo così che durante le ottave di Natale e di Pasqua, che sono praticamente prolungamenti della domenica, cioè della Pasqua e del Natale, fare un digiuno, per carità, se uno ha delle motivazioni gravi o cose di questo genere, non si prendano mai queste cose come un laccio con un cappio al collo, quindi non è che è proibito. È, come dire, una cosa che se si può rimandare penso che sia meglio, perché insomma, se noi ci facciamo ammaestrare un pochettino anche dai tempi liturgici della Chiesa, no? Cioè, anche la vita cristiana richiede un certo equilibrio, cioè c'è il tempo della penitenza e c'è il tempo della gioia, cioè uno non può stare sempre. Quindi se uno si è fatta una quaresima, che se ne ricorda, l'ottava di Pasqua si fa l'ottava di Pasqua, se
digiuni, stop, mortificazioni, stop, insomma, quindi perché? Perché il senso dell'ottava è, come dire, farti vivere una piccola anticipazione di cielo, evidentemente nella fede, ma anche in quelle piccole cose esterne che, come dire, ti danno quel sollievo, anche quelle gioie umane, di cui magari uno volontariamente si è privato per il tempo di Quaresima, no? Terminata l'ottava di Pasqua, e poi generalmente che succede? Che nel tempo di Pasqua interviene il mese di maggio, e il mese di maggio per gli amanti della Madonna, sappiamo tutti che è il mese dei fioretti, dei sacrifici, delle offerte, insomma, date alla Madonna. Quindi certamente permane il tempo di Pasqua sovrapposto da questo mese di maggio. Quindi dopo l'ottava, cioè se una persona vuole fare un digiuno, insomma, penso che non ci siano grossi problemi. In linea di massima queste cose qui vanno sempre, però, cioè, io adesso sto parlando molto molto in generale, però è sempre bene parlarne con il confessore o con il direttore spirituale, perché molti orientamenti dipendono anche dal fedele che sia davanti, dalle motivazioni per cui si devono fare certe cose, no? Quindi perché uno vuole fare un digiuno è punto interrogativo, no? Perché quello è molto importante per valutare se è opportuno o addirittura più che opportuno, raccomandabile, consigliabile farlo, cose di questo genere, no? Londragio, padre, non dice più la messa tridentina, Dio la benedica. Allora, questa è una domanda personale, quindi sappiamo che le domande personali e dirette a un sacerdote non si devono fare, d'accordo? Quindi io la Santa Messa al rito romano antico l'ho sempre celebrata, ma sempre in forma privata, mai pubblica, e del tutto straordinaria, così come il motu proprio di Papa Benedetto XVI del lontano 2007, se non ricordo male, consente di fare. Quindi siccome è una messa rigorosamente privata, che attiene a quando celebro in privato, in pubblico non ho mai avuto modo di farlo, anche perché non si è mai costituito quel famoso Cetus Fidelium che chiedesse questa cosa. Non avrei nessuna difficoltà a farlo, insomma, perché fa parte della forma straordinaria del rito romano, ma come tutti sanno, io ordinariamente ho sempre celebrato nella forma ordinaria, celebro con amore, spero, e con devozione in forma ordinaria, insomma, ma non sono certamente di quelli che pensano che la messa tridentina sia qualcosa, insomma, di brutto, di obsoleto, addirittura di sbagliato o da evitare, assolutamente no. Ecco, però ritengo che la sostanza della celebrazione eucaristica dipenda dal cuore. Questa è una cosa che ho maturato nel corso del tempo, nel senso che io parlo chiaramente dalla parte del celebrante, poi è chiaro che i fedeli devono fare le proprie considerazioni dalla parte di coloro che partecipano. Cioè, tu la messa la devi celebrare sempre come messa, la devi vivere come messa, e la devi celebrare nell'osservanza rigorosa delle norme liturgiche, qualunque essa sia, d'accordo? Perché io la messa nuova, celebrata come Dio comanda, e per certi aspetti ancora di più col messale nuovo, per quanto ho potuto sapere, con quello che uscirà tra poco, e offre degli amplissimi spazi, insomma, per avere una celebrazione più che degna. Certo, se viene messa in mezzo a una strada, come dire, non essendo, cioè, le rubriche ci sono anche per la messa nuova, che però apre, diciamo così, a dei momenti, diciamo così, che lascia un pochino più di libertà, un pochino più di creatività, quindi, come dire, uno volendo, insomma, può abusare un po' di queste creatività, non essendo più una struttura così fissa e rigida come era quella antica, e magari esagerare un po', e quindi, come dire, snaturare un pochino la messa, insomma. Quindi questa è un'attenzione che devono avere anche i ministri che celebrano, quindi, ma c'è una celebrazione dignitosa e ben fatta, ci sono montagne di documenti, insomma, della Chiesa che ne parlano e che la raccomandano, insomma, anche a noi sacerdoti, no? Ecco, quindi si tratta di cose distinte. Io non personalmente, questa è la mia sensibilità personale, ovviamente nel rispetto di chi la pensa diversamente, perché qui, grazie a Dio, nella Chiesa siamo, ecco, liberi, quindi non siamo col capo al collo, quindi non è una questione di vita o di morte. Io mi attengo veramente, a mio avviso, quanto indicato da Papa Benedetto nel modo proprio, è quanto correttamente si deve, come dire, pensare e stimare.
Il rito romano ha due forme, una ordinaria, che significa quella ordinaria, e una straordinaria. Il rito ordinario è il messale di San Paolo VI, insomma, adesso tra l'altro è diventato santo pure lui, e la forma straordinaria è quella celebrata con il messale di San Giovanni XXIII del 1962. Punto. Ecco, basta, non occorre aggiungere altro. Nico Nicola 262, il pensiero di bestemmia è peccato, non se passa un pensiero per la testa, quindi, perché quelle possono essere suggestioni diaboliche. I pensieri di bestemmia rappresentano un caso tipico di pensiero ossessivo, come si dice tecnicamente, nel senso che purtroppo il diavolo ti può rappresentare mentalmente, quindi ti può pronunciare mentalmente una bestemmia e tu la senti, oppure può, come dire, provocare un ricordo dalla memoria, nel senso tu hai sentito qualcuno bestemmiare, ti torna in mente la bestemmia. Ecco, spero che sia tornata la connessione, che datemi un segno di vita, mandate qualche cuoricino, ok. Speriamo che non ci siano i dispetti. Allora, invece è certamente un peccato di bestemmia quando uno vuole bestemmiare anche col pensiero, cioè se io bestemmio a mente, cioè dico una bestemmia pur non proferendo la parola, certo che ho bestemmiato, d'accordo? Quindi cioè, io posso pure mandare a quel paese qualcuno senza dirglielo, si capisce quando noi abbiamo un pensiero che ci frulla per la testa senza il nostro consenso, oppure quando io ho bestemmiato a mente. Quindi se ho bestemmiato a mente, ho bestemmiato. È peccato mortale, così come se l'avessi detta a parole. L'unica cosa è che se la dico a parole e qualcuno mi sente, anche qui si aggiunge lo scandalo di chi mi ha sentito bestemmiare, no? Ecco, Otta dice che Dio la benedica, ringrazio di cuore. Roberto Giacomini, 1610, molti ordini religiosi hanno sposato la divina volontà di Luisa. Allora, non lo so, non ne ho idea, insomma, non credo. Poi, insomma, sposare la divina volontà di Luisa, insomma, mi perdoni Roberto, è un'espressione un po', sono espressioni un po', si capisce, insomma, quello che vuole dire, ma vanno un pochino, ecco, limate, no? Perché noi ci sposiamo, ecco, se abbiamo la vocazione al matrimonio ci sposiamo il nostro coniuge, se abbiamo la vocazione alla vita consacrata ci sposiamo nostro Signore e la sua Chiesa, d'accordo? Quindi ecco, e la divina volontà, come nostro Signore ne ha parlato attraverso gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, che è stata semplicemente un tramite, è un percorso eccellente di santificazione che si offre a tutti. Quindi non so se alcuni ordini religiosi abbiano fatto, come dire, l'opzione di farne di essa la ragione d'essere. Sicuramente la comunità del mio amico Frappio, la piccola comunità Fiat Totus Tuus, certamente sì, perché è stata fondata proprio per questo, quindi per vivere. So che c'è qualche altro istituto, credo anche qualche ordine benedettino, insomma, che ha voluto fondarsi e riplasmarsi intorno alla Divina Volontà, ma non credo che sia così diffusa, insomma, a livello di molti ordini religiosi. Bricca 970, quando recitiamo le preghiere durante le nostre attività quotidiane, perdendo il conto delle Ave Maria, dicendo né più né meno, la preghiera vale lo stesso. Sorrido perché si sente sempre dire queste cose qui, vale o non vale, d'accordo? Quindi, allora, il discorso del vale, cioè vale fa riferimento alla validità, la validità in senso stretto, perché purtroppo siamo nella Chiesa, no, purtroppo, grazie a Dio siamo nella Chiesa, no? Quindi allora, la validità è qualcosa che attiene appunto alla validità, cioè al fatto che sia posta realmente, validamente in essere, un qualche cosa che sia in qualche modo rigorosamente normata. Quindi questo vale per i sacramenti, vale per i sacramentali, vale anche, per esempio, per quanto riguarda la preghiera, se voglio ricevere un'indulgenza. Se io voglio ricevere un'indulgenza, l'indulgenza vale, d'accordo, se io faccio le cose che sono richieste per ricevere quell'indulgenza, altrimenti non vale, ecco, se possiamo usare questo termine, no? Una preghiera libera e facoltativa, quindi perdere il conto delle Ave Marie presumibilmente significa dire rosario, non è che vale o non vale. Certamente bisogna qui in concreto, okay, vedere il contesto, non si può parlare in generale, d'accordo? Perché il rosario andrebbe recitato, se uno lo vuole recitare, recitato bene. Quindi
con attenzione, con devozione, con rispetto, eccetera, no? Certo, se uno dice 4 rosari al giorno, come più di qualcuno fa, cioè recitare 4 rosari al giorno in ginocchio, con la testa, eccetera, eccetera, può diventare una cosa veramente materialmente difficile per molti. Ma che succede? Succede che uno magari un rosario lo dice bene, il secondo magari lo dice mentre sta lavando i piatti, d'accordo? Cosa che si può fare. O uno lo dice mentre sta facendo una passeggiata, cosa che si può fare, d'accordo? Ecco, e è chiaro, anche quando si unisce la preghiera a questi momenti, ci sono conventi, io li ho conosciuti, dove mentre i frati lavano i piatti dopo pranzo, c'è stato un frate, uno che a giro tiene il conto dell'Ave Maria e gli altri seguono dicendo il rosario mentre lavano i piatti. Ecco, quindi diciamo che bisognerebbe cercare comunque, anche quando si prega in contesti, diciamo, non dove si pensa solo a questo, cosa che comunque bisogna fare, specialmente se si dice un rosario solo, io consiglio sempre di farlo recitato come Dio comanda. Quindi una cosa di questo genere è possibile, o quando non si ha proprio tempo di dirlo, e questa è una cosa che uno deve valutare in coscienza, o quando se ne dice più di uno. Certamente che uno cerchi di ricordarsi e di tenere il conto, va bene, poi se lo perde, pazienza, insomma, non si tratta di vale o non vale. Il Signore poi guarda sempre il cuore. Ecco, è importante, per quanto possiamo, che garantiamo però un minimo di dignità alla nostra preghiera. Scusate che è ora di farsi un goccetto, perché Gesù credo in te dice: caro Don Leonardo, buonasera, io so che l'astinenza delle carni è da seguire tutti i venerdì dell'anno ad eccezione del periodo pasquale. No, non è corretta questa informazione, perché l'astinenza delle carni è da seguire per tutti i venerdì dell'anno, punto. In quaresima è stretta, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, per tornare a quanto già detto prima, ha sancito che l'obbligo dell'astinenza dalle carni, che è il venerdì, che è il giorno in cui è morto Gesù, che è sancito dal diritto canonico, ha un'osservanza stretta nei venerdì di Quaresima. Cioè, nel venerdì di Quaresima, il venerdì, la carne non si mangia. Se vuoi mangiare la carne, devi avere la dispensa dell'autorità ecclesiastica competente, cioè il tuo parroco o il vescovo, o gravi motivazioni di salute. Negli altri venerdì dell'anno, dove c'è sempre la legge dell'astinenza, diciamo che c'è una facoltà di commutare l'astinenza delle carni in altra opera penitenziaria, scelta del fedele, che la Conferenza Episcopale Italiana ha dato in forma stabile. Cioè, fuori dai venerdì di Quaresima, se io mangio la carne per necessità o perché mi va, lo posso fare senza peccare, purché però offro al Signore un'altra opera penitenziale, cioè una preghiera, un'altra penitenza o un'elemosina. Faccio il rosario. E anziché non mangiare la carne, spengo la televisione. Oppure a pranzo faccio digiuno e a cena mangio la carne, va bene. Oppure do 20 euro in beneficenza. Ecco, ma un gesto penitenziale il venerdì deve essere fatto per santificare il giorno della morte di nostro Signore. Quindi il tempo di Pasqua, il venerdì del tempo di Pasqua è sempre venerdì, d'accordo? Così come le domeniche del tempo di Quaresima sono sempre domeniche. Ecco, quindi il venerdì è sempre venerdì, quindi non c'è nessuna dispensa dal tempo di Pasqua, se non quella che ho appena prospettato, insomma, no? Io generalmente suggerisco, ma è un suggerimento, quindi non è niente di precettivo, perché la norma è quella che vi ho detto, quindi quella è la norma che bisogna osservare. Per evitare che possa succedere, specialmente in chi non ha ancora un'attenzione vigile e una coscienza raffinata, che poi il venerdì passi così, senza che uno ha fatto niente, io suggerisco alle persone di imparare questo gesto simbolico. Poi è un gesto simbolico, d'accordo? Il non mangiare la carne è un gesto simbolico, motivato semplicemente da un fatto molto semplice, che la carne generalmente è alimento che è sostanzioso, quindi che dà quel senso di sazietà. Quindi quando uno non mangia per niente la carne in una giornata, è possibile che avverta, anche se ha mangiato, quel senso comunque che non mi sento proprio pieno, sazio, insomma, quindi è una leggerissima, diciamo così, mortificazione possibilissima, insomma. Quindi anche per abituare i figli in famiglia, eccetera, eccetera, che sia un gesto comune,
A mio avviso, siccome cioè, il fatto che ci sia la possibilità di fare altro non vuol dire che non si possa fare quello che si è sempre fatto, io suggerisco, mi permetto di suggerire, di mantenere questo segno. Così uno si ricorda, lo sa, non lo svicola. Per esempio, se capita una solennità il venerdì, per esempio il Sacratissimo Cuore di Gesù capita sempre di venerdì, quando c'è una solennità è come se fosse domenica. E quindi evidentemente se c'è una solennità non vige l'obbligo dell'astinenza dalle carni, no? Maria Rita Montante dice: buonasera, Don Leonardo. Nel Vangelo secondo Giovanni 13, dopo che Giuda esce dal cenacolo, Gesù dice che il figlio dell'uomo è stato glorificato, Dio è stato glorificato, e lui mi spiegherebbe il significato? Grazie. Allora, non si può, Maria Rita Montante, fare una spiegazione di un brano evangelico in questa sede, no? Perché una spiegazione molto articolata di un brano evangelico richiede molta, molta attenzione. Un primo significato di questo brano è proprio dato dal contesto, insomma, no? Giuda è uscito dal cenacolo e Gesù ha amato Giuda fino alla fine, quindi gli ha dato anche quel boccone di pane intinto nell'olio, che era proprio il gesto d'amore per antonomasia, lo ha protetto, ecco, dinanzi ai discepoli, non gli ha impedito di fare quello che stava per fare. Quindi, cosa significa? Dice, credo che Dio è stato glorificato nel figlio dell'uomo perché ha agito nella massima obbedienza al Padre che gli chiedeva di soffrire non soltanto la morte, ma di andare contro la morte, soffrendo anche quell'esperienza allucinante del tradimento dell'amico, amandolo fino alla fine, non permettendo che gli si facesse alcun male, neanche da parte degli altri apostoli, eccetera, eccetera, che è quello che Gesù ha fatto. Diciamo questo in prima battuta, però il discorso, specialmente del Vangelo di San Giovanni sulla gloria, andrebbe molto più ampliato, per cui, ma non è questa la sede. La sede di questo approfondimento sono appunto gli incontri sul Vangelo di Giovanni, quindi quando riprenderanno e quando ci arriveremo sicuramente avremo modo di parlarne in maniera un po' più approfondita. Per i testimoni di Geova è il giorno più importante del calendario, l'ultima cena, allora perché non partecipano alla messa in cui viene riproposta? Ma i testimoni di Geova, figliolo o figliola mia cara, che non so se mi ha scritto una femminuccia, loro non credono nella Santa Messa, loro non sono cristiani. I testimoni di Geova non sono cristiani, sono ebrei, come dire, che riconoscono anche il Nuovo Testamento e Gesù non come il falso profeta, ma come un profeta. Ecco, tanto per segnare la differenza, insomma. I testimoni di Geova sono, come dire, una specie di, cioè, per certi aspetti sono. Hanno fatto un processo simile a quello che è successo con Maometto. Maometto nel VI secolo, come dire, a fronte di tanti concili che affermavano la divinità di Cristo e quindi il fatto che Dio, oltre che essere uno, è trino, cosa ha fatto? È venuto, si è presentato come l'ultimo profeta, ha relegato Gesù ad essere il più grande profeta prima di lui, e quindi con tutto quanto l'onore possibile e immaginabile, anche se uno legge tutto il Corano. Tutto, come dire, rispetto alla riverenza dei musulmani nei confronti della Beata Vergine Maria, non si tocca, per carità, però di fatto ha negato la divinità di Cristo. Negando la divinità di Cristo si nega anche la Santissima Trinità. Quindi si ritorna da un punto di vista, come dire, sostanziale al monoteismo giudaico, ebraico, dell'Antico Testamento, evidentemente con tutte quante le varianti prospettate da questa nuova, come dire, lettura maomettana. E i testimoni di Geova 20 secoli dopo, 17, 15 secoli dopo, hanno rifatto la stessa cosa, perché loro non credono che Gesù Cristo è Dio, d'accordo? Credono che è un grande profeta. E quindi della messa che noi celebriamo non importa assolutamente nulla, d'accordo? Loro fanno quello pseudo battesimo che non è valido come battesimo nelle vasche rituali che hanno e non hanno altri sacramenti. E né questo né nessun altro sacramento, appunto perché non sono né cristiani, ma non hanno neanche alcun legame, insomma, con la successione apostolica, quindi con i successori degli apostoli che sono i vescovi e i presbiteri in comunione con loro, che garantiscono la presenza nella Chiesa dei sacramenti. Ricambio il saluto di Filomena.
Sempre Bricca 970. Se recitiamo di fila più preghiere differenti, si deve fare il segno di croce ogni volta o basta solo all'inizio e alla fine? Dipende dal tipo di preghiera che uno sta recitando. Se è una preghiera al cui inizio c'è il segno della croce, si fa, altrimenti no. Diego Daloia, buonasera padre, volevo chiedere, ma come mai nonostante la Quo Primum e i canoni tridentini che sono definizioni dogmatiche è stata effettuata la riforma liturgica? Allora, Diego Daloia, la riforma liturgica è stata effettuata perché il Concilio Vaticano II nella Sacrosanctum Concilium ha detto che dovevano essere adeguati i libri liturgici, cosa che la Chiesa assolutamente era facoltà di fare, e dentro 2000 anni di storia della Chiesa si erano insinuati dentro i libri liturgici, come questo lo sanno tutti quanti, insomma, a fianco a un patrimonio spettacolare che non va certamente buttato via, non si butta mai l'acqua sporca col bambino, ma si erano insomma insinuate anche delle cose. Adesso non mi ricordo insomma in tanti particolari, bisogna essere liturgisti, ma insomma che erano sovrapposizioni storiche dovute a tante cose che andavano un pochino sfrondate. Ma la Chiesa tutto quanto il sacrosanto diritto di riformare i libri liturgici, come ha sempre fatto nel corso del tempo e della storia, insomma, quindi non è che sono dogmi di fede. Un libro liturgico non è un dogma di fede, d'accordo? È una modalità, come dire, quella Chiesa norma, quindi c'è, norma precettivamente come si esplica in un certo periodo storico il culto liturgico nei confronti dell'Altissimo, nell'ovvio rispetto delle condizioni di validità dei sacramenti, d'accordo? Per fare una messa, tu vuoi fare in italiano, in cecoslovacco, in latino, in forma antica, in forma nuova, devi prevedere la parte centrale della messa, che è la consacrazione, dove si ripetono le parole che ha detto Gesù nell'ultima cena, da parte di un ministro ordinato con l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa, sennò quella messa non è, d'accordo? Ecco, una volta che c'è questo, tutto il contorno è mutevole, d'accordo? Non è un dogma di fede assoluto, quindi questo non sta scritto da nessuna parte, d'accordo? È evidente che amo, obbedisco a tutti i papi, perché chi non ama e non obbedisce a tutti i papi non è cattolico, quindi è qualche altra cosa, d'accordo? Noi non possiamo fare questo sì e questo no, questo mi piace e questo non mi piace, d'accordo? Questo non è assolutamente un modus agendi cattolico. Inquisitore SR Ecclesia, padre buonasera, volevo chiedere se per devozione a Maria si potesse aggiungere il nome di Maria al proprio solo sul registro di battesimo. No, non si può fare assolutamente, a meno che non sia stato fatto il giorno del battesimo stesso. L'atto di battesimo non può essere alterato e, essendo per un sacramento, quello che è fatto in quel momento così rimane fatto. Il gatto, io invece quello che si può fare è andarlo ad aggiungere, credo che si possa oggi specialmente incidere sul proprio nome all'anagrafe civile, quello si può fare tranquillamente, ma sul battesimo no. Buonasera caro padre, vorrei sapere se il peccato originale è il rapporto sessuale in realtà, perché al posto della metafora del frutto proibito non si scrive a chiaro e tondo, grazie. Allora, che il peccato originale fosse... E questo è un'ipotesi teologica e non si possono fare queste domande, perché al posto della metafora del frutto non si scrive che è tondo, perché capisce il gatto di io che questa è una domanda fatta all'Altissimo, perché la rivelazione è stata fatta dal Padre Eterno, per cui se il Padre Eterno ha voluto utilizzare un racconto quale quello del libro della Genesi senza scendere nei particolari, avrà le sue buone ragioni. E io non posso mica dire ma perché ha fatto così? Potevi fare colà? Se ha fatto così bisognava fare così, d'accordo? Ecco, punto, per tante buone ragioni che noi non conosciamo, noi non possiamo mica mettere sotto processo il nostro Signore, no? Capisco che lei non aveva l'intenzione di farlo, però da sacerdote devo anche farle capire che porre una provocazione di questo genere significa di fatto, non nella sua intenzione ovviamente, ma a mettere sotto processo il nostro Signore, che è l'autore della rivelazione, no? Cioè, nel libro dell'Apocalisse ci stanno almeno tre quarti del libro dell'Apocalisse dove non si capisce niente. Allora uno potrebbe dire, e che l'ha fatto scrivere a fa?
Ma questo non si può dire. Perché se l'avato scrive, ci sono tante buone mediazioni. Il fatto che non le capisco io non fa niente, ma io sono una povera creatura, non sono mica il Padre Eterno. Capite, no? Ecco. Marina Neri 50. Buonasera, padre. Quali sono le penitenze da fare per eliminare le conseguenze dei peccati impuri? Ma di questo ne ho parlato in tante catechesi. Marina Neri, le ascolti. È evidente che un atto, un peccato impuro, cioè il digiuno, così come le altre forme, diciamo così, di afflizione del corpo, è evidente che sono penitenze finalizzate soprattutto all'espiazione dei peccati impuri, così come tutta quanta la parte materiale della passione di nostro Signore, perché il peccato impuro non è altro che questo qui, cioè io concedo al mio corpo una soddisfazione, un piacere violento ed illecito contro la legge di Dio. E quindi come lo riparo? Per amore di Dio, privo il mio corpo anche di qualche piacere lecito, oppure, sempre con grano salis, gli imprimo una sofferenza, lo affliggo un pochino, per amore di Dio. Faccio il contrario di quello che ho fatto con il peccato impuro. Ma di queste cose, va ascoltare la catechesi sui 10 comandamenti o altre cose, insomma, mie che stanno in giro. Avrà ampia rassegna. Salve padre, guardare film d'azione troppo cruenti è peccato. Allora, certamente qui bisogna, allora, la valutazione di tante di queste cose, c'è una valutazione, diciamo così, oggettiva e una valutazione soggettiva. Allora, personalmente ritengo che qualunque tipo di scena violenta, come dire, da un punto di vista di violenza sessuale, quindi di immagini sparate, esplicite o cose di questo genere, sia sempre e comunque da evitare. Sappiamo che oggi, in larga parte della produzione, diciamo così, cinematografica e letteraria, ci sono, oltre a questi problemi, quindi del dilagare, insomma, del nudismo, del sesso esplicito, i problemi di una violenza molto accentuata in certe circostanze, unitamente a un linguaggio, tanto per la quale. Allora, qui è chiaro che uno deve avere un pochino di discernimento, quindi quando queste cose sono numerose, eccessive e che danno proprio fastidio, è chiaro che è preferibile, o meglio, è bene evitarle. Se è un qualche episodio, diciamo così, sporadico all'interno di una cosa, e se vederlo non mi provoca, come dire, cioè la valutazione di queste cose, lo voglio far capire, dipende anche dalla situazione soggettiva della persona. Cioè, se una persona è impressionabile, se vede una scena di violenza, poi, come dire, sta male, non pensa altro per tutta la giornata, quella cosa gli fa male. Quindi è meglio che si astenga da andare a vedere. Se uno sente una parolaccia, una volgarità brutta e poi gli torna in mente 500 volte al giorno e è tormentata da questa cosa, è meglio che evita. Quindi, cioè, dipende anche, come dire, da com'è la situazione personale, soggettiva della persona. Certamente, insomma, siamo sempre in ambiti di cose, cioè se uno riesce a trovare una cosa tranquilla, serena, bella, ma non che ti faccia venire, insomma, il patema, è certamente preferibile. I film d'azione polizieschi, oggi purtroppo, vabbè, purtroppo pure a seconda dei gusti, come dire, hanno una certa realisticità oggi, no? Però quando sono, insomma, film d'azione polizieschi, generalmente, io mi sono confrontato anche con alcuni confratelli, insomma, sacerdoti, si ritengono, a meno che, anche qui dipende poi con che cosa condiscono la serie o il film poliziesco. Cioè, questa è una valutazione che bisogna, cioè io adesso non posso mettere a parte che non le conosco tutte quante le serie, no? Quindi bisogna dare un'occhiata e capire quello che si ha davanti, se è una cosa che si può vedere oppure è preferibile di no. Spero di essere, per quanto possibile, stato chiaro, ma purtroppo queste materie non hanno una, d'accordo. È chiaro che di per sé alcune cose non sono certamente lodevoli, ecco.
però bisogna, ripeto, vedere il contesto, no? Nicolo 262 che dell'oroscopo è peccato, ci fa questo senza nessun dubbio, è peccato, è grave contro il primo comandamento, perché non sono gli astri a influire sulla nostra vita, d'accordo? Perché noi siamo creature intelligenti, gli astri no, quindi non è possibile che ci sia qualche cosa di meno di me che influisca sulla mia esistenza, d'accordo? Ecco. Quello invece che, e questo offende il fatto che ciò che influisce sulla mia esistenza è la grazia di Dio. Ecco, e quindi io è a Lui che devo rivolgermi per farmi benedire, per chiedere aiuto o cose di questo genere, no? Ecco. Vincenzo Corrupato, i martiri di Abitinia non rinunciarono a partecipare alla Santa Messa e furono tutti uccisi. Che ne pensa di oggi che a causa dell'epidemia non possono partecipare alla Messa? Allora, Vincenzo Corrupato, questa domanda appare, sicuramente non nelle sue intenzioni, un pochino provocatoria, insomma, no? Ecco, e a mio avviso, tra l'altro, è del tutto non pertinente, d'accordo? Perché, come dire, le fattispecie sono del tutto differenti, perché i martiri di Abitinia gli fu proibito di celebrare la messa perché volevano che tutti quanti i cristiani apostatassero e tornassero al culto pagano, d'accordo? Si stava in tempo di persecuzione da parte dell'impero romano, e come in ogni persecuzione si voleva far apostatare i cristiani e farli rinnegare la fede per farli tornare pagani, farli sacrificare agli idoli. Quelli hanno preso una celebra la messa lo stesso, d'accordo? Ecco. Ma non c'era certamente nessun vescovo che aveva, come dire, avuto uno spirito di prudente collaborazione con l'autorità civile in una situazione di pandemia come quella attuale. Cioè, che paragone è? Mi scusi, insomma, no? Cioè, è veramente un discorso fuori luogo, che appare, sicuramente non le sue intenzioni, come finalizzato un po' a far polemica, insomma, no? Io non amo mai mettermi in queste situazioni, però, capito, bisogna avere un po' di buon senso per paragonare l'eterogeneità delle cose. Allora, che poi la scelta, diciamo, questa scelta che è stata fatta di sospendere le funzioni pubbliche, attenzione, che è stata una scelta di cooperazione ad una decisione imposta dal governo, e questa è una cosa buona o cattiva, se uno vuole farsi un'idea personale, favorevole o contraria, padronissimo di farlo, d'accordo? Fermo restando che quello che hanno fatto i vescovi e le loro disposizioni vanno obbedite, punto, d'accordo? Però la fattispecie è completamente differente, insomma, no? Cioè, è completamente differente. Non si può mettere in paragone. Nicola del 62, come si possono eliminare i pensieri di bestemmie? I pensieri di bestemmie, Nicola, qui già capisco, insomma, che stiamo in, ricordo la seconda volta la stessa domanda. I pensieri di bestemmie bisogna ignorarli, non si possono eliminare. Ma se si tratta di pensieri ossessivi, bisogna fare finta che non ci fossero, che è la maniera migliore per farla andare via. Leonardo, buonasera, un'anima che l'inferno può venire in sogno, grazie. Non saprei rispondere a questa domanda, insomma, anche se è cosa che non mi sentirei di escludere a priori. Certamente non viene in sogno per fare cose buone se è all'inferno e se è un'anima dannata, certamente. Don Leonardo, possiamo salvare una persona non credente con le nostre preghiere tipo il rosario? Evidentemente sì, perché il rosario si offre anche per la conversione delle persone che sono lontane da Dio. E buonasera Don Leonardo, volevo chiedere se è stato che purtroppo si è tolto la vita oggi a Codogno, ha precluso il suo accesso al Regno dei Cieli. Non sono informato di questo episodio e nessuno può giudicare nessuno, d'accordo? Quindi questo né io né lei può permettersi di giudicare un fatto di questo genere, può certamente come dire, bisogna certamente pregare, ma non è possibile giudicare. L'ondraggio della Madonna corredentrice sembrerebbe che il Papa non la ritenga tale. Allora, questa è una domanda che non si può rispondere in 30 secondi perché la questione è molto articolata. L'unica cosa che si può dire è che è un argomento non ancora definito, d'accordo? Per cui è possibile avere posizioni favorevoli o contrarie.
fino a quando non ci saranno eventuali definizioni. Da questo da parte di chiunque. Evidentemente è argomento che va ripreso perché mancano 9 secondi e dobbiamo salutarci e darci appuntamento la prossima settimana. Ave Maria.